Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Come potete vedere, ci ritroviamo su Pokémon Masters perché sono stato avvisato da dei ragazzi sul Discord, che ovviamente ringrazio, dove mi hanno detto che per una compensazione causata da un bug sono state regalate le gemme. E infatti è così, le sono andato a prendere ed oggi per festeggiare ci facciamo un piccolo video pool. Ci facciamo un piccolo video pool perché forse voi non lo sapete, ma ho giochicchiato e come potete vedere sono riuscito a trovare Blue, che mi ha dato veramente una grandissima mano per quanto riguarda ovviamente tutte le sfide, tutte le battaglie. E cosa fondamentale, come potete vedere, ho praticamente finito, come si può dire, la storia in singolo. Quindi in questo momento mi resta da fare soltanto la storia, diciamo, in compagnia, quindi la multiplayer. Per quanto riguarda invece tutte le altre cose, abbiamo il nuovo evento, che praticamente è il potenziamento roccia, e poi ovviamente allenatori al top, che è l'allenamento di Blue, che abbiamo già completato, come potete vedere, mentre invece il potenziamento roccia ancora lo dobbiamo fare. E appunto abbiamo un Esp Up che potrebbe comunque servire. E questo perché? Perché ovviamente se noi andiamo a vedere il negozio, quindi andiamo a vedere le summon, come potete vedere abbiamo 6800 gemme, abbiamo il nuovo banner, dove abbiamo praticamente Lycanroc disponibile tramite le evocazioni, che ho visto utilizzato parecchio in multiplayer e devo ammettere che non è così male. Guardiamoci la sua mossa, la sua unimossa, con il filmato introduttivo. Come tutti gli altri personaggi, contro un Lucario che poverino subisce il danno, e come potete vedere, tanta tanta roba. È anche molto forte, l'ho visto che viene utilizzato come DPS. Non so poi effettivamente se è a causa del massiccio level up che comunque molti giocatori gli hanno fatto, però devo ammettere che come danni l'ho visto veramente veramente buono. Voglio farmi un video pool, un piccolo video pool, anziché fare una multi summon, che comunque ho veramente un brutto ricordo con le multi summon. Andremo di punti singoli, ci cioè andremo di evocazioni singole. Le singole mi hanno veramente portato tanta fortuna, e anche secondo alcuni ragazzi che giocano a Pokémon Masters, sia sul mio Discord che in generale anche visti in altri stream, in altri video, hanno suggerito o comunque hanno consigliato di poter andare di singolette. Per cui andiamo con la prima, vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Le animazioni bene o male ormai le conosco, quindi vi posso già dire se sarà un 3 o un 4 o un 5 stelle. Quindi al momento 3 stelle. Sì, 3 stelle perché l'antenna non si è alzata, anche se potrebbe essere il fake out. No, in questo caso Ariados. Potrebbe essere un fake out dove praticamente fa la stessa animazione così dei 3 stelle e poi spunta praticamente la luce arcobaleno quando si apre la porta, ed è così appunto che io trovai Blue ad esempio. Andiamo avanti, altra singoletta, vediamo un po'. Voglio conservarmi comunque qualche gemma, magari per un banner un po' più interessante. Quindi per il momento 3 stelle, 4 stelle. Quindi un 4 stelle che è. Amaura, che non ce l'avevo, però è roccia. Ovviamente questo essendo un banner incentrato sui Pokémon, ovviamente roccia, abbiamo una grande probabilità di trovare per l'appunto i Pokémon di tipo roccia. Altra singoletta, vediamo. Niente di allarmante. Niente, un 3 stelle al momento. Vediamo se cambia l'animazione. No. Voltorb, quindi nuovo livello. Visto che già ce l'avevo, quindi l'unimossa sale di livello, perché qui ottenendo le copie, quindi ottenendo i Pokémon doppioni, aumenta il livello della loro unimossa. È una cosa buona, però ovviamente tende a farti spendere. Ok, quindi sempre 3 stelle al momento. Vediamo. No. 3 stelle. Per Iper già ce l'ho. Quindi nuovo livello 2 di 5.
Vedete, l'unimossa che sale. Andiamo avanti. Caricamento. Ok, nulla di allucinante. Niente, sempre 3 stelle a quanto pare dall'animazione. Vediamo se alla porta si apre. Niente, 3 stelle. Già ce l'abbiamo con Beedrill. Quindi unimossa livello 2 su 5. Ancora niente. L'antennina non si alza. Niente, 3 stelle. Mi mancava. Pokémon tipo ghiaccio. Andiamo avanti. Ci fermeremo più o meno sulle 3000. Così mi restano praticamente altre 3000 gemme per poi pullare su un prossimo banner. Niente antennina. Oh, 5 stelle. Trovato. Lycanroc. Lo abbiamo trovato. Vedete? Fake out. Avete visto il fake out? Dove poi si è aperta la porta col 5 stelle. E l'abbiamo ottenuto. Lycanroc. Ottimo. Ottimo. Ottimo personaggio. Cioè, ottimo Pokémon. Non personaggio. Ottimo Pokémon. Andiamo avanti però ormai, fermiamoci alle 4000, non ha senso andare a pullare troppo, troppo in fondo, visto che abbiamo trovato comunque il protagonista del banner. Felicissimo di averlo trovato. Avete visto l'animazione? Sempre 3 stelle. Nosepass. Andiamo avanti con praticamente l'ultima. Anche in questo caso nulla. L'antenna non si alza. Chansey, Blissey, Chansey. Blissey. Figata. Addirittura doppio tipo. Quanto è durato il video? Dai, vabbè, facciamo. Vabbè, dai, andiamo avanti, dai. Vi avevo promesso 3000, ormai alla fine è per un paio di gemme in più che tanto si possono fare. Con i login, con le cose, si può fare. Poi magari sono fortunato, becco qualcos'altro. No, sempre 3 stelle. Makuhita, livello 3 di 5. Come unimossa, ovviamente. Ok. Solo una volta mi ha fatto l'animazione 5 stelle garantita. Per quando ho trovato Trico, poi in live tra l'altro. Poi per il resto. Roserade. Se non mi interessa, ok, penso che abbiamo l'ultima. Sì, perché poi arriviamo a 3200. Ok, l'ultima. Vedete, le singolette sono molto più efficaci delle multi. Solrock, che vabbè, non mi interessa. Va bene. Ce l'abbiamo fatta, dai, almeno abbiamo trovato Lycanroc. Sono molto contento di aver trovato Lycanroc. Andiamolo a vedere subito. Vediamo se possiamo iniziare innanzitutto a sbloccare le mosse, perché mi interessa appunto sbloccare le sue mosse. Pietra taglio, sì. E qui anche prendiamo il potenziamento. La passiva, sì, la prendo pure. Allora, quando l'unità manda a segno un colpo brutto, la sua velocità aumenta. Ah, carino. Qui non c'entro leggero, attacco X, che tra l'altro aumenta, se non sbaglio, attacco X la capacità di fare brutti colpi, quindi si aggancia perfettamente con la sua passiva. I suoi attacchi costano sassata 1 e pietra taglio, ovviamente 3. Vabbè, ci sta, è giusto che sia così. Poi
Andiamo avanti per vedere se possiamo portarlo un po' su di livello, visto che comunque abbiamo magari la possibilità, anche se in realtà non abbiamo... Ecco, livello 40, lo facciamo subito. Attacco, madonna mia, attacco 119 già di base. Sblocchiamo il livello massimo, vediamo se lo possiamo fare, sì. Quindi nuovo livello... Facciamo anche il 70. Facciamo anche l'85. E poi dopo dovrebbe essere il 100, che però mi serve. Esatto, mi serve anche il libro del capo palestra, che per il momento non riesco a prendere. Quindi andiamo ad aumentare il livello. Vediamo fino a quanto riusciamo a spingere. Quindi 53. Fino al 61. No. 64. Non male. 213 d'attacco. Mamma mia, che macchina, che bestia. A questo punto facciamo modifica squadra. Mi porto al posto di Raichu. Mi porto appunto il nostro Liganrock. Facciamo questa sostituzione. E andiamoci a fare a questo punto, visto che abbiamo ottenuto Liganrock, no? Facciamo durare il video un pochino di più, andiamoci a fare l'evento potenziamento roccia. Quindi vediamo in che cosa consiste, vedete, tipi consigliati ovviamente roccia, ma io ovviamente mi porto la mia classica squadra con Serperior e Pidgeot, che sono eccezionali. Pidgeot è un DPS veramente eccezionale, ha anche l'attacco che colpisce AOE, che mi piace veramente veramente tanto. Per cui vediamo un po' come va la sfida. Saranno, penso, deboli tutti quanti alla roccia. Ok. Pietrataglio può anche fallire? Evita l'attacco. Maledetto. Oh, finalmente. Madonna mia, 1400. Precisioni e brutti colpi per due. Quindi qua facciamo così. Madonna mia. Madonna mia. Che potenza. Vabbè, era anche super efficace, però sempre 1400 punti. Livello 65. Giustamente qua aumenta in maniera vertiginosa. Abbiamo altre 30 gemme. Ottimo così. Oh, e adesso abbiamo le ricompense, vedete? Una fiamma, ah, vabbè, sempre, sempre roccia, vabbè, penso che sia sempre lo stesso team, magari di livello aumentato, credo, a questo punto. Quindi affrontiamolo. Iniziamo subito a pomparci. Giustamente mi vanno ad indebolire. Fuori uno. Vedete, aumento la velocità grazie appunto al brutto colpo che riusciamo a fare. Altra velocità. Quindi diventa sempre più veloce. Vedete, ancora velocità. Cioè diventa sempre più veloce. Ma madonna mia, ma è spettacolare sta cosa. È spettacolare. Due livelli addirittura. Livello 67. E qua posso farlo livellare. Lo posso fare livellare tranquillamente, perché prende comunque un botto di esperienza, soprattutto se c'è un altro
No, non c'è un altro livello. Pensavo ci fosse un altro livello. Un po', ancora è un po' scarso come contenuti questo gioco, se devo essere onesto. Non si riesce comunque effettivamente ad avere una sorta di contenuto fisso da poter portare, perché è un po' scarno. Spero che comunque possano migliorare questo punto di vista, perché in realtà devo essere onesto, il gioco giocandolo, standoci dietro, l'ho trovato anche abbastanza divertente. Il problema però è che se non ci sono contenuti, se non ci sono novità, il gioco, la storia dura veramente poco. Il multigiocatore ti dà soddisfazioni solo fino a un certo punto, quindi è un po' scarno di contenuti, è veramente un po' scarno. Spero che possano migliorare e implementare altre funzioni, però per il momento penso che possa essere tutto. Sono contento di aver trovato Lycanroc anche per dare comunque, anche comunque per dare comunque dei contenuti all'interno del mio canale, quindi direi che ci stanno tutto. Ma qua scusa, non. Già ricevuto, già ricevuto, e allora? Ah, forse era per l'allenamento qui. Ah, sì, dovevo vedere le missioni. Ok, va bene, niente di che. Aspetta, abbiamo fatto delle gemme? Quante ne abbiamo? Ah, è 3300. Dai, facciamoci l'ultima così, a bruciapelo. Giusto per arrivare a 3000 precise, tonde tonde. Vediamo. Magari chiudiamo in bellezza. No, a quanto pare no. Neanche l'antenna che si alza. No, sempre 3 stelle. Già ce l'avevamo, tra l'altro. Carracosta. Quindi un'imossa che aumenta. Va bene, dai, abbiamo fatto un piccolo video giusto per riportare alla luce Pokémon Masters. Io spero che per il momento possa essere tutto, anzi non spero, io per il momento vi dico che è tutto, spero di poter portare qualche altro contenuto all'interno di Pokémon Masters, noi al solito ci vediamo su Twitch, ci vediamo su YouTube quando farò uscire i video e per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima.